Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. In questo video di oggi andiamo a vedere come si crea una traccia Future House, come è strutturata, e ovviamente ragazzi non ci soffermiamo su equalizzatore, mixing, mastering, le solite cose, perché alcuni di voi riguardo al tutorial sulla Progressive House mi hanno chiesto perché non hai fatto vedere l'equalizzatore, perché parliamo semplicemente della struttura della traccia che stiamo creando, ovvero come si va a comporre, magari qualche consiglio sulle scale, qualche consiglio sugli strumenti da utilizzare, però non stiamo facendo un tutorial riguardo l'equalizzazione, la compressione e queste cose qua. Quindi passiamo subito alla struttura della nostra traccia, apriamo il nostro progettino. Come vedete qua ci sono anche delle altre melodie spente, non me le sono scordate ragazzi, anzi shift e click in modo che queste rimangono bloccate perché ci servono alla fine. Allora, guardando la struttura generale, da cosa è composta la nostra traccia Future House, scusate, da un top kick, ok, oltre il top kick abbiamo il nostro clap, un hi-hat, in questo caso un open hi-hat aperto, una melodia di start. Che cosa diciamo differisce dalla Future House alla Progressive House? Che nella mia traccia Future House, come andrò ad aprire, utilizzerò gli effetti sin da subito, avrò una melodia di apertura che poi si convertirà in quella che sarà la melodia da drop, andrò a costruirmi con il kick, il clap, l'hi-hat e melodia. La melodia io poi la porto, diciamo, a in un crescendo, chiudendo inizialmente e poi facendo aprire progressivamente il filtro che è stato applicato sulla melodia, che in questo caso, come vedete, è composta da un solo strumento, e successivamente invece verrà composta da vari LED: primo LED, secondo LED, terzo LED, quarto LED, quinto LED, primo basso, secondo basso. Allora, andiamo a vedere come la nostra traccia si apre. Qui abbiamo un impact, ok, che cosa è successo praticamente? Abbiamo un rullante di tom, ok, e uno short sweep. Questo short sweep ovviamente è ricavato da un crash, ovvero esattamente questo crash qua. Dov'è ragazzi? Me lo sono perso, eccolo, eccolo qua, da questo crash qua, ok, però è stato ovviamente messo in reverse. Che cosa ho fatto? Audio. Mi sono clonato il mio crash e ovviamente ho selezionato reverse semplicemente. E ci dà questo effetto qua. E questo ovviamente è un hit che mi dà la chiusura del crescendo che sono andato a creare. Fatto questo, ho la mia melodia, che ovviamente è un derivato poi della melodia che sentiremo dopo, e in interruzione fra l'intro iniziale così com'è, questa seconda intro, che cosa ho aggiunto? Ho aggiunto un hi-hat chiuso, non più aperto, perché l'hi-hat aperto suona il chiuso. Insomma, sono due suoni totalmente differenti. E quindi dopo lo stacco farà. Ok, avete sentito uno spoilerino di suono. Che cosa faccio fare? Faccio ovviamente smettere il kick, tutte le percussioni, clap, hi-hat open, hi-hat closed. Vado a far chiudere il mio filtro in modo che va a scendere. Ho un altro rullante di tom qua ragazzi, che carica. Uno sweep up che sale insieme al wind effect. Il mio wind effect, come sentite, lo sentite
a scalini, perché ovviamente ho applicato il sidechain anche al mio wind effect, cosa che è molto 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 comoda, soprattutto per non renderlo troppo monotono e noioso, che poi si andrà a incontrare invece con il normale crash, non quello normale, non reverse, e ovviamente una seconda hit che è diversa da quella usata in precedenza. Quella in precedenza suonava così e questa suona in modo diverso, molto più bassa, da chiusura, chiude e fa riniziare. Ok? Quindi praticamente per i primi 17 bar, ecco, chiamiamoli così, ho strutturato la mia intro fino ai 30 secondi. Dopo la mia intro, che cosa vado a fare? Vado ad introdurre i due bassi e tutto il resto dei suoni. Il resto dei suoni li faccio aprire con questo filtro, perché ho collegato praticamente tutti i miei LED a un filtro unico, e invece faccio partire da subito quello che è il mio bass doppio, formato da due bass che ovviamente sono stati equalizzati, come vi ho spiegato nel video precedente sull'equalizzazione kick e basso. E che cosa vado a fare? Li vado a far scorrere e a far aprire lentamente quelli che sono i miei suoni che si trovano in cima. Quindi vado in una sorta di hook, questo è il mio hook, ovvero il pre-drop, dopo aha, sono dislessico tutti i giorni, ragazzi, dopo l'intro, e vado poi a farmi fare da questo filler, che è composto da snare ed altre percussioni, che ho preso dal pacchetto di Cashmere, che va da paura, ragazzi. Vado praticamente a fare la mia build up per poi staccare ed entrare nel drop a tutti gli effetti, dove avrò un secondo kick, ma ci arriviamo piano piano. Via. Ok, questa è praticamente la mia introduzione al drop. Che cosa ho? Ho questo filler che è veramente bello, ragazzi, che viene introdotto insieme ad un crash. Ok, qui siccome sto per andare a staccare, che cosa faccio? Introduco la fine del mio filler con un secondo effetto sonoro che è uno short sweep, che prepara lo stacco, no? Ok, fatto questo vado a chiudere sempre con un hit, e io per stilistica utilizzo sempre, diciamo, quella che ho usato in precedenza, e quindi mi lascio uno spazio vuoto in pre-drop. Ok, fatto questo devo scegliere ovviamente un altro kick per il mio drop. Immaginate che questo kick, che è un top kick, è bellissimo, è ottimo per l'intro, non avrà l'energia necessaria per supportare il mio drop. Cosa vado a fare? Vado a scegliere un kick molto più pesante, molto più potente. Ha un click quasi metallico questo kick qua, e ovviamente sta alla perfezione con quella che è la mia destinazione, ovvero una traccia Future House che suona totalmente in modo differente rispetto a quella che è la stilistica che avevo utilizzato nella Progressive House. È normale, ragazzi, che quando io vado a costruire una traccia Progressive House dovrò utilizzare dei suoni Progressive House. Se io parto con un kick da hard style è già concettualmente sbagliato. Potete provare, fare un esperimento, ma dovete essere molto bravi a saper gestire quello che è il vostro kick hard style per farlo sedere correttamente, ad esempio in una traccia Progressive House o in una Future House. Cioè, se sperimentate dovete farlo con cognizione di causa, se no vi conviene utilizzare sempre i suoni predestinati a quello che è il genere musicale. Ovviamente questo è uno dei tipi di Future House, ragazzi, esistono tanti tipi di Future House, esistono quella di Chami, quella di, che ne so, Oliver Heldens, Oliver Heldens e Throttle, ne esistono tantissime. Questo è uno dei tipi di Future House che tende un po' più a quella che è l'EDM, diciamo. E che cosa andiamo a fare? Andiamo a sentire come suona il nostro drop post carica. Ok.
Ovviamente anch'esso è una struttura che si ripete. Io volendo potrei far finire questa traccia così, no? Ok, finisco il mio drop qua e posso farla riprendere esattamente da qui, ok? Senza ovviamente andare a ricaricare subito, ma magari facendo delle variazioni nel mio post drop. Come vedete, il drop a un certo punto, questa è una tecnica che nella musica EDM, quindi elettronica in generale, viene utilizzato. Interrompo il mio kick, carico il crash, do un'altra hit, orchestra hit, e riparto. Questo dà ulteriore energia e continuità al mio drop. Sentite quando ricomincia. Quindi questo per farvi capire cosa, che ovviamente io vi scrivo sempre fino al drop per un semplice motivo. Primo, perché scrivere una traccia intera compresa variazione, vi porterei il tutorial dopo 20 giorni ragazzi, e come dico in tutti i video, insomma, non è proprio il massimo. E soprattutto dico questa cosa perché fondamentalmente la musica elettronica segue quello che è uno schema di ripetizione, ovviamente con delle variazioni. Non posso riportare sempre le stesse identiche cose, andare in chiusura nel mio secondo drop e fare un outro così, cioè questo mi comporterebbe fare una traccia ripetitiva e noiosa. Che cosa succede? Che ovviamente, sempre per non ripetere il drop, nella seconda parte del drop introduco delle percussioni, quindi passo dall'avere esattamente questo. E qui ragazzi potete sbizzarrirvi con la fantasia e mettere le percussioni come più le preferite. C'è chi mi preferisce fare questo nel drop, ok, mettiamo un attimo tutti gli strumenti, non mette questo, mette un semplice clap. Però sentite, suona molto vuoto. Io magari opterei al massimo per mettere un clap e almeno uno dei due hi-hat. Anche se comunque ad orecchio c'è ancora un vuoto, quindi è meglio lavorare con più hi-hat, con un clap, non andare a coprire troppo ma fare un lavoro ritmico. Ok, quindi potete fare questo tipo di costruzione e poi giostrarvela un po' voi. Detto ciò ragazzi, come si costruisce questa melodia? Fondamentalmente è una cosa semplicissima. Allora, andiamo a prendere questo esempio, no ragazzi? Adesso vi spiego perché ho messo l'altra melodia qui. Allora, questa melodia è così composta. Ok, apriamo, mettiamo solo lei. Aspettate un attimo che apro il filtro. Ok. Allora, qui dove vedete la regola, no? Ho usato molto i miei bei, parlo proprio così ragazzi, semplicemente in modo che tutti potete seguirmi, i tasti neri. Quindi sono andato su delle note che già ad orecchio sembrano leggermente pitchate, che aiutano quello che è il mio scopo di costruzione della traccia Future House. Solitamente che cosa vuole di regola la Future House? Di fare delle note staccate di due step, fondamentalmente chiamiamoli così, di due spazi, per poi andarsi a velocizzare. Vedete, il mio schema ritmico è 1, 2 spazi, 1, 2 spazi, 1, 1 spazio, 1, 2 spazi, 1, dopodiché rimane tutto molto velocizzato. E questo schema, anche se cambiano le note, si ripete: 1, 2 spazi, 1, 2 spazi, 1, 1 spazio, come qui 1 spazio, via, 2 spazi, via, e tutto poi diviso da 1 spazio. Ok, adesso vi dimostro che posso cambiare anche le mie note, ok? Ad esempio, no, queste erano tutte prove, però eccola qua. Questa è un altro tipo di melodia. 1, 2 spazi, 1, 2 spazi, 1, 1 spazio, 1, 1 spazio, 1 spazio, 1 spazio, 1 spazio e via. Stesso schema ritmico, melodia differente. Quindi quella che è l'idea che c'è dietro la Future House è di partire con questo schema bellissimo, questo schema ritmico un po' più lento per poi andarci a velocizzare. Ovviamente è molto importante mantenersi in quel range di note e stare attenti a non andare a toppare quella che è la melodia, perché già che io faccio questo me la segnala comunque nella mia scala di sharp minore, però... Cioè, si sente che
ho bisogno di quella spinta in più. Oppure anche se andate su può succedere, eh? Proviamo, forse funziona, forse no. No, cioè nel senso io farei ok, forse qua, forse. Ok, se faccio questa variazione qua so che devo aumentare anche qua. E quindi di conseguenza vedete come ritorna lo schema? Questa sarebbe un po' una sovraesposizione delle note, però io la tengo così, ripeto sempre prima e terza, mantengo il mio schema, modifico seconda e quarta per non dare troppa ripetitività. E ovviamente questo funziona nello stesso identico modo, come vedete il mio basso è stato scritto in quarta, ma anche la maggior parte delle mie melodie sui LED. Perché? Perché la Future House solitamente viene costruita così. È importante, questo l'ho fatto proprio in modo che tutti possiate rifarlo, ragazzi, più di così non so che cosa. Se vedete il riverbero qua, sì, avrei dovuto fare un canale di send, però ripeto, non è che ogni traccia che faccio posso costruirla col mixing e il mastering perfetto, perché lo scopo di questo tutorial non è il mixing e il mastering, ma la creazione della Future House. Prima che mi fate poi domande qui sotto. Che cosa succede? Io sono andato a tagliare le mie basse frequenze perché sto tutto in quarta, e che cosa faccio? Porto tutto nella stessa scala, ma vado a tagliarle quelle basse frequenze. Sentiamo come. Ecco, e non c'è il filtro, giustamente. Aspettate un attimo. Ok, adesso spengo l'equalizzatore. C'è tutta la parte delle basse frequenze pure sui LED che andrebbe ad interferire tranquillamente su quella che è la mia gamma dinamica delle basse. Quindi io non voglio questo. Attivo. Pulisco alla grande e faccio lavorare i bassi dove devono e dove non dovevano stare i LED che ho tolto con l'equalizzatore. E funziona, ragazzi, nello stesso identico modo. E abbiamo fatto anche questa seconda melodia. Ovviamente è sempre molto importante, come vi dicevo prima, stare attenti, come in ogni genere musicale, a quella che è la nostra ritmica, alle scale musicali che andiamo a scegliere. Per esempio la Future House viene, secondo me, meglio utilizzando comunque scale come quella in D sharp, nel mio caso, scala di D sharp minore ovviamente, che al suo interno contiene praticamente, a parte C sharp, contiene per il resto tutti i tasti neri. Io con i tasti neri mi trovo molto molto bene nella creazione di melodie del genere Future House. Nulla vieta ovviamente di farle, che ne so, con la scala tonica per eccellenza, scala C maggiore, e buttare qualcosa in C maggiore. Per carità, nessuno vieta questo. Io, a mia opinione personale, mi trovo meglio così. E ovviamente, come in tutti i generi musicali, abbiamo diversi tipi di metriche, e ovviamente queste metriche vanno rispettate. Questa che vi sto facendo vedere io è una delle metriche. Abbiamo metriche anche più veloci dove si usano note di questa lunghezza, ok? E quindi sentite, ad esempio questa, diciamo, è una live, ve la faccio live, modifico tutto quanto e sentiamo un po' che esce fuori. Ok, abbiamo un altro tipo di Future House, molto velocizzata, e via, e abbiamo creato un'altra melodia. Accorcerei questa. Dovrei fare lo stesso identico... Aia, lo stesso identico giochino dopo, mi evidenzio queste, cancello, via, porto qua. Ok, perfetto. E proviamo il nostro nuovo drop.
Quindi ragazzi, come vedete, cambiando una semplice metrica ho ottenuto un altro tipo di drop figure house. Quindi a voi ragazzi, la cosa più importante prima della tecnica è la creatività, essere nel mood giusto quando andate a creare. Quindi a voi la palla, buon divertimento, buona creazione di tracce Future House. Io con questo concludo questo video ragazzi, e spero di essere stato come sempre il più chiaro ed esaustivo possibile. Rispondo a tutti, rispondo anche abbastanza velocemente, quindi più o meno i tempi d'attesa sono brevi. Se avete domande lasciate o un commentino qua sotto o scrivetemi sulla pagina, anche se è meglio se mi scrivete sulla pagina perché posso rispondervi con molta più semplicità. Con questo ragazzi io vi saluto, vi invito a lasciare un bel pollicione in su se questo video vi è piaciuto, ad iscrivervi al canale per i prossimi tutorial che verranno e rimanere sempre aggiornati, a condividere questo video con tutti i vostri amici che vogliono fare la Future House. Con questo io vi auguro un buon studio, un buon divertimento su FL Studio. Oggi mandava di rivedermi, ciao a tutti!